L'ira di Dio si scatenerà contro chi parla di pace e vende armi. Così il Papa nell'udienza alle opere di aiuto delle chiese orientali. Il pontefice ha anche ribadito un suo desiderio o un pensiero insistente, ha detto, andare in Iraq l'anno prossimo. Ignazio Ingrao. Tante volte penso all'ira di Dio che si scatenerà con quelli responsabili dei paesi che parlano di pace e vendono le armi per fare queste guerre. Parole forti di Papa Francesco contro il commercio di materiale bellico che insanguina il Medio Oriente. Bergoglio riceve i rappresentanti delle agenzie caritative che aiutano le chiese orientali cattoliche. Il Papa passa in rassegna le situazioni di crisi, anzitutto l'Iraq. Un pensiero insistente mi accompagna, dice Bergoglio, ribadendo l'intenzione di visitare quel paese il prossimo anno. Quindi la Siria, dove si addensano nuove nubi, afferma il pontefice, e il rischio di una maggiore crisi umanitaria resta alto. L'Ucraina e la Terra Santa. Francesco raccomanda a tutti gli attori locali ed internazionali di agire affinché la regione dove è nato Gesù giunga presto a una pacifica convivenza nel rispetto di tutti coloro che ci abitano. Il grido di Abele sale fino a Dio, avverte il Papa. Gridano le persone in fuga, ammassate sulle navi in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli nell'Europa che però, denuncia il pontefice, apre i porti alle imbarcazioni cariche di sofisticate e costosi armamenti che non risparmiano nemmeno i bambini. Ora nei